I rossoneri amanti del calcio, un saluto da Luca Zed. Appena finita la partita Inter-Crotone, brutte notizie che arrivano da San Siro, ovvero l'Inter ha battuto il Crotone con un risultato che lascia poco da commentare, nel senso che ovviamente l'Inter ha meritato la partita vincendo per 6-2. Quindi si porta momentaneamente, ovviamente spero momentaneamente, in testa alla classifica e noi dobbiamo assolutamente, assolutamente vincere nella partita di oggi alle 18. Sinceramente, questa partita mi aveva lasciato così intravedere un possibile pareggio fra le squadre, perché il Crotone giocava bene, tra l'altro ho finito il primo tempo sul 2-2. E quindi ho detto, magari il sorpresone, magari la partita che non ti aspetti, la fortuna che bacia il Crotone e magari portano a casa un bel pareggione. In realtà non è stato così, perché sì, il Crotone ha giocato bene, giocava bene, ma insomma qualche spazio l'ha lasciato. E devo dire, ahimè, l'Inter è stata brava a cogliere questi spazi che il Crotone ha lasciato. Ovviamente. E soprattutto nel secondo tempo, dove insomma Lautaro addirittura ha fatto la tripletta, complimenti a lui. Poi ha segnato Lukaku, che ragazzi, per fermarlo quando arriva la palla bisogna sparargli come agli elefanti. E poi alla fine ha trovato il gol anche Hakimi. Quindi niente da dire, partita assolutamente meritata. Quindi facciamo i complimenti ai cugini. Ora, come dicevo nell'altro video, il destino è nelle nostre mani, nel senso che dobbiamo assolutamente battere il Benevento per riportarci in testa alla classifica. Speravo addirittura di poter allontanare i cugini da noi, ma cioè questo lo pensavo alla fine del primo tempo, ma ovviamente poi c'è stato poco da fare. Quindi complimenti all'Inter, ma spero di fare i complimenti anche al Milan nella partita delle 18. Iscrivetevi al canale, lasciate un like al video se vi è piaciuto, azionate la campanella così verrete avvisati del video post partita di Benevento-Milan. Forza ragazzi, spero che questa vittoria dell'Inter vi metta ancora più benzina nel motore e ci porti alla vittoria. A dopo ragazzi!